Buongiorno ragazzuoli, oggi vi porterò a fare una visita virtuale alla Pinacoteca di Brera di Milano. E mentre in sottofondo potrete ascoltare alcuni brani di Murder Ballads, un grandissimo album del 1996 di Nick Cave and the Bad Seeds, vi spiego come arrivarci. Arrivare alla Pinacoteca di Brera è molto semplice. Se partiamo da Piazza del Duomo, dobbiamo attraversare la Galleria Vittorio Emanuele II, arrivare in Piazza della Scala e da lì prendere via Brera. Percorrerla tutta fino in fondo e sulla destra ci troveremo Palazzo Brera. Il palazzo è stato progettato nel 600 dall'architetto Francesco Maria Richini e portato a termine nel 1776 da Giuseppe Piermarini, lo stesso architetto del Teatro alla Scala. L'edificio, oltre alla Pinacoteca, ospita altre importanti istituzioni come la Biblioteca Braidense, l'Osservatorio Astronomico, l'Orto Botanico e l'Accademia di Belle Arti. Nel 1859, al centro del cortile, troneggia il monumento a Napoleone, opera che Antonio Canova realizzò all'inizio del secolo. Antonio Canova è uno dei massimi esponenti del neoclassicismo europeo e raffigura Napoleone Bonaparte idealizzato all'antica, nelle vesti di Marte pacificatore. La figura è in piedi, nuda, con il mantello militare appoggiato al braccio. Con una mano sostiene l'asta di una lancia, con l'altra mano il globo terrestre sormontato dalla Vittoria alata. All'interno della Pinacoteca, nella sala 14, è conservato il gesso preparatorio, realizzato prima della fusione nel 1806. I piani inferiori di questa parte dell'edificio sono occupati dalle aule dell'Accademia di Belle Arti. Salendo il monumentale scalone d'onore situato in fondo al cortile, si giunge all'ingresso della Pinacoteca. Le opere esposte all'interno della Pinacoteca sono raggruppate nelle diverse sale secondo lo stile e il periodo di realizzazione. Partiamo sostanzialmente con la pittura gotica, passando per il Rinascimento italiano, suddiviso nelle diverse declinazioni regionali e via via fino all'arte del Novecento. Attualmente la Pinacoteca è diretta dal canadese James Bradburn, che recentemente ha curato il riallestimento delle 38 sale. I locali della Pinacoteca sono aperti a numerosi eventi come conferenze, convegni, laboratori didattici, concerti e molto altro. Nella sala 18 si trova il laboratorio trasparente in cui l'intero processo di restauro delle opere può essere visto in diretta dai visitatori. Il laboratorio ha forma di cubo ed è costituito da pannelli di policarbonato, un materiale simile al vetro. I dipinti in possesso della Pinacoteca sono molti di più di quelli che è possibile esporre negli spazi limitati delle sale. Ecco allora un'altra particolarità di questo museo. I depositi sono visibili ai visitatori nel percorso espositivo. La visita si apre con una sala molto particolare. Si tratta della ricostruzione di un piccolo oratorio del 300, i cui affreschi sono stati staccati nel 1949 per meglio preservarli in questo museo. I temi sacri qui rappresentati sono descritti con un linguaggio che risente fortemente dell'influsso di Giotto. Lo possiamo notare dalla resa volumetrica delle figure che si muovono in uno spazio reale, dando vita a scene caratterizzate da un vivace gusto narrativo. Il Cristo nella mandorla appartiene ancora al linguaggio bizantino, come appartengono al linguaggio bizantino anche le rappresentazioni simboliche dei quattro evangelisti. Sulla parete destra troviamo il nobile committente che offre il modellino dell'oratorio alla Vergine, seguito da tutta la sua famiglia. Questo è un tema tipicamente giottesco, come abbiamo avuto modo di riscontrare ad esempio nel Giudizio Universale della Cappella degli Scrovegni a Padova o nel Polittico Stefaneschi. Vediamo però finalmente le opere fondamentali, i pezzi grossi conservati in questa Pinacoteca.
Cominciamo con una serie di opere eseguite da alcuni grandi maestri del Rinascimento. La Pietà di Giovanni Bellini, terminata nel 1470, presenta tre figure grandi al naturale che occupano gran parte della tavola e un piccolo scorcio di paesaggio. Tra noi e i tre personaggi c'è una lastra di pietra con apposto il cartiglio, che più o meno tradotto dice così: o tu spettatore che stai guardando, sappi che Giovanni Bellini sta piangendo con te. Il taglio a mezza figura è usato come mezzo per provocare un potente coinvolgimento emotivo nello spettatore, che è così indotto a immedesimarsi nel dolore dei personaggi. La gestualità dei personaggi crea un intreccio di mani dall'intensa carica espressiva. La mano sinistra di Cristo è ancora contratta nello spasmo di dolore e il braccio è solcato fino al gomito dal sangue rappreso. Le mani di Maria e di Giovanni sono vive e pulsanti e sostengono senza sforzo apparente il corpo senza vita. Il volto di Maria, invecchiato, è consumato dal dolore e si avvicina a quello di suo figlio, cercando inutilmente un segno di vita. Tipico di Bellini è andare alla ricerca del dettaglio. Per esempio qui i capelli di Giovanni sono realizzati con estrema perizia grafica e sembrano disegnati uno a uno. Alle spalle dei personaggi il paesaggio si perde lontano in un tramonto malinconico. Giovanni Bellini crea un modello di pittura devozionale che avrà in seguito grande fortuna e molteplici varianti. I asked the girl which road she was taking. She said she's walking the road of hate. But she hopped on a... Ritenuta una delle opere più suggestive dell'intero Rinascimento, Il Cristo morto di Andrea Mantegna venne dipinto intorno al 1480. Il dipinto era di proprietà dell'artista e forse destinato alla sua cappella funeraria. Quindi non c'è un committente, l'artista l'ha fatto per se stesso. Your guns are drunk and smoking. They followed you right back to you. La figura di Cristo è posta su un'ampia lastra di pietra rossa con venature bianche. Si tratta della pietra dell'unzione, sulla quale ai tempi di Cristo i corpi venivano cosparsi di unguento prima della sepoltura. Osservando la tela, ci colpisce il virtuosismo nella resa del corpo di Cristo, in cui le regole prospettiche sono appositamente alterate per evitare un'eccessiva distorsione delle membra dovuta allo scorcio. La costruzione della figura è dunque una misurata mediazione tra verosimiglianza prospettica, riconoscibilità del soggetto e armonia compositiva. Di quest'opera ci colpisce anche l'indugiare sulle ferite provocate dai chiodi sbattute in faccia allo spettatore.
said O'Malley, I have a thirst. O'Malley, Millie smiled at me. Ci colpiscono infine i tre volti che appaiono sulla sinistra. Quello centrale appartiene alla madre, gli altri due a Giovanni Evangelista e alla Maddalena. Il loro dolore è rappresentato senza eufemismi, lo strazio deforma i volti facendoli assomigliare a maschere tragiche. Il senso generale di sofferenza è espresso anche attraverso una gamma di colori spenti stesi a tempera. La Palamonte Feltro di Piero della Francesca è un classico esempio di sacra conversazione, ovvero quel tema iconografico che vede rappresentata la Madonna in trono con bambino circondata da santi. Possono essere presenti anche angeli e talvolta, come in questo caso, il committente. Tutte queste persone si immaginano riunite in un unico spazio per discutere di temi teologici. Qui ci troviamo nella parte absidale di una chiesa rinascimentale, voltata a botte e con il caratteristico catino a forma di conchiglia. Come di consueto, al centro si trova la Vergine in trono, che tiene in braccio il bambino addormentato. Siede su un seggio pieghevole e il podio è rivestito con un prezioso tappeto orientale. Attorno sono disposti a semicerchio le figure degli angeli e dei santi. San Giovanni Battista, San Bernardino da Siena e San Girolamo che si batte il petto con una pietra, San Francesco che mostra le stimmate, San Pietro Martire col cranio sanguinante e San Giovanni Evangelista. Vanti a tutti è inginocchiato Federico da Montefeltro, duca di Urbino, con la sua corazza fiammante. È lui che nel 1472 commissionò l'opera come ringraziamento per la nascita del primogenito Guidobaldo e per la vittoria decisiva nella battaglia di Volterra. Peccato che Battista Sforza, madre di Guidobaldo, sia morta di lì a poco e forse è il vuoto lasciato dalla sua assenza che Federico sta contemplando. In questo dipinto la luce fa brillare ogni cosa, fa brillare la corazza, fa brillare il velluto rosso dell'Elsa della Spada che si riflette nell'elmo appoggiato a terra in segno di rispetto. Brillano le perle della croce che tiene in mano San Francesco e brillano le perle degli angeli che hanno la permanente. Le decorazioni dei tessuti, gli innesti sulla copertina di pelle, la catenina dorata che tiene l'uomo sospeso e il morbido pelo di agnello su cui è sdraiato Gesù Bambino. Questa è una tavola preziosa e ricca di simboli misteriosi. L'uovo di struzzo replicato nell'ovale perfetto del volto della Madonna, simbolo di nascita, la conchiglia che produce la perla senza bisogno di essere fecondata, simbolo di purezza, il corallo, simbolo di passione. Questa imponente tela era parte di un ciclo realizzato per la Scuola Grande di San Marco a Venezia. L'opera è stata realizzata per gran parte da Gentile Bellini e dopo la sua morte nel 1507 fu portata a termine dal fratello Giovanni.
La composizione è ricca di architetture e di forme disposte entro un impianto prospettico senza che questo svolga un'effettiva funzione unificante. Come nelle figurazioni tardogotiche, le varie parti che costituiscono l'immagine sono concepite in modo autonomo, definite nel dettaglio con estrema esattezza. L'occhio è portato a vagare, attratto dalle molteplicità di stimoli visivi, senza trovare un centro compositivo stabile. Lo spazio urbano qui rappresentato è pura invenzione. Cercando di ambientare la scena ad Alessandria d'Egitto, Gentile Bellini crea un curioso mix tra Venezia, la sua città, e Costantinopoli, da lui visitata nel 1497. Ne esce una specie di piazza San Marco su cui domina una basilica che ha metà quella veneziana e metà quella di Santa Sofia a Costantinopoli. Il paesaggio urbano è tutto un campionario di obelischi, minareti e torri elicoidali. La narrazione è resa vivace da una moltitudine di figure e assume carattere favolistico per la presenza di animali esotici e personaggi vestiti all'orientale. A Giovanni sono certamente attribuiti numerosi volti dei personaggi in primo piano. Si tratta di veri e propri ritratti che marcano la distanza dallo stile immaginifico del resto del dipinto. The light in there, it was blinding, full of God and ghosts and truth. And I smiled at Henry Davenport, who made no attempt to move. Siamo di fronte allo Sposalizio della Vergine, opera in cui Raffaello, ventenne, si confronta con il maestro Perugino. The strangest thing I ever saw. L'episodio è tratto dai Vangeli Apocrifi e la storia è veramente strana. Quando Maria compie circa 13-14 anni, è pronta per il matrimonio. Doveva essere una bella ragazza perché aveva intorno molti pretendenti. Ma incredibilmente non sarà lei a scegliere il marito, ma il sommo sacerdote, che consegna a ciascun giovanotto un ramo secco. Maria quindi dovrà sposare il giovanotto, il cui ramo fiorirà miracolosamente. E questo miracolo farà di Giuseppe, un perfetto sconosciuto, suo marito. Vediamo al centro della scena, mentre con la mano destra sta per infilare l'anello al dito di Maria e con la sinistra tiene ancora in mano il suo rametto fiorito. Dietro di lui ci sono i pretendenti in abiti eleganti e con la delusione sul volto. Un paio di loro, i più giovani, tentano di spezzare il ramo che hanno tra le mani. La scena è ambientata in un vasto piazzale pavimentato da una griglia di fasce ortogonali che misurano in modo matematico la profondità dello spazio. Beh. In barba alla quarantena vediamo che alcune figure si raccolgono in piccoli gruppi composti formando piccoli assembramenti. Il tempio sullo sfondo riflette l'interesse di Raffaello per l'architettura e porta il contributo dell'artista nel vivo del dibattito rinascimentale sulle chiese a pianta centrale. Struito sopra una scalinata a 8 gradini, il tempio ha pianta poligonale ed è avvolto da un peristilio di arcate a tutto sesto. Eleganti volute arricciate raccordano il corpo inferiore al tamburo della cupola. Well, I caught my eye in a mirror.
Possiamo vedere la firma del maestro e la data. Tutti gli elementi della composizione sono legati da relazioni matematiche di proporzione. Per Raffaello la bellezza scaturisce dall'armonia dei rapporti tra le forme. Sosteneva infatti, con modestia, che compito dell'artista fosse fare le cose non come le fa la natura, ma come ella le dovrebbe fare. Fear me, fear me, fear me, but no I did, 'cause they were dead. Nel 1566 il pittore veneziano Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, porta a termine una serie di lavori che gli furono commissionati dalla Scuola Grande di San Marco. Il confronto con l'opera di Raffaello che abbiamo appena visto ci permette di capire bene cosa si intende per manierismo, in particolare in area veneta, dove i giovani artisti, oltre che con la lezione di Michelangelo e Raffaello, dovevano confrontarsi con l'opera di Tiziano, dominatore assoluto del panorama e del mercato artistico locali. Lo spazio ordinato e razionale, la luce naturale e diffusa e le pose aggraziate viste nello sposalizio della Vergine lasciano il posto a uno spazio fortemente scorciato da una prospettiva obliqua e profonda, a forti contrasti di luce e a un violento dinamismo dell'azione. Ci troviamo di fronte a una messa in scena teatrale che porta lo spettatore a un forte coinvolgimento emotivo. Toretto ottiene questi effetti di stupore e trasalimento grazie a una stesura pittorica virtuosistica, fatta di lampi improvvisi di luce e di pennellate nervose e guizzanti. La vertiginosa fuga prospettica delle arcate, illuminata dalla luce fioca delle torce, tradisce l'interesse di Tintoretto per l'elemento scenico e teatrale, che divenne uno dei tratti più caratteristici del suo stile. In questa tela quadrata viene raccontata l'avventura di alcuni mercanti veneziani che si recarono ad Alessandria d'Egitto per recuperare la salma di San Marco e portarla a Venezia. I mercanti si intrufolarono clandestinamente nelle catacombe della città e alla luce di torce e candele cominciarono ad aprire sarcofagi a caso. Per porre fine a questo scempio, San Marco apparve ai profanatori mostrando loro la sua stessa salma. Tutto questo delirio, Tintoretto non ci fa mancare la scena in cui un indemoniato viene miracolosamente guarito. Inginocchiato, vestito con una luminosa tunica dorata, assiste alla scena il committente dell'opera, Tommaso Rangone, ovvero il guardian grande della scuola di San Marco a Venezia.